Arriviamo quindi alla parte sul diritto d'autore degli enti pubblici. Prima vi ho anticipato già qualcosa quando abbiamo parlato del pubblico dominio, che non so se vi ricordate, c'erano queste norme, vi ho citato sia il caso americano che il caso italiano, in cui in alcuni casi è la legge stessa a dire che un'opera non è sotto diritto d'autore fin dall'inizio. Perché? Perché soprattutto nei casi appunto di opere prodotte da istituzioni pubbliche o da, nel caso americano, da tutti gli enti legati al governo federale e dai dipendenti del governo federale nell'esercizio delle loro mansioni, a volte appunto il diritto d'autore a priori non viene applicato su quel tipo di opere, di creazioni. Vediamo come tratta la legge italiana il diritto d'autore nel caso di enti pubblici. Articolo 5, ve l'avevo già citato prima, è quello che si occupa dei testi degli atti ufficiali. L'esempio che avevo fatto prima, tipico, è quello dei, non so, i testi delle delibere comunali o di un testo di legge o di una sentenza di un giudice. Sono tipiche opere che, anche se denotano qualche creatività, nel caso delle sentenze del giudice c'è un'attività intellettuale a volte anche raffinata, a volte no, però a volte c'è, però in quanto sentenze vengono messe in nome del popolo italiano e quindi sono documenti pubblici che esulano, escono dall'ambito d'applicazione del diritto d'autore. Ce lo dice l'articolo 5 della nostra legge, della legge 633 del 41, che è uno degli articoli più brevi che abbiamo nella nostra legge, molto laconico, molto sintetico. Dice che le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere. È un articolo su cui anche lì, per poter dire qualcosa di più raffinato, avremmo bisogno di giurisprudenza, dovremmo vedere come i giudici hanno applicato nel concreto questa norma, ma non c'è nulla a riguardo e quindi abbiamo solamente la norma in sé e qualche interpretazione data dalla dottrina, dagli esperti del diritto. E quello che sottolineano questi esperti è che la norma, ovviamente, come abbiamo già visto in altri casi, va interpretata in senso restrittivo, cioè dice i testi degli atti ufficiali e testi devono essere, il che ci taglia fuori tutta una serie di documenti che non sono strettamente testuali, anche se sono atti ufficiali. Un classico esempio è, ad esempio, non so, il piano regolatore di un'area geografica, di un comune. Quello è un atto ufficiale a tutti gli effetti perché viene approvato da una delibera pubblica e è comunque un atto che la pubblica amministrazione obbligatoriamente deve adottare, quindi non è una sua scelta strategica o creativa. Devi adottare periodicamente un piano regolatore per il territorio. Quindi quello è a tutti gli effetti un atto ufficiale, ma non essendo un atto completamente testuale, la parte testuale è effettivamente sotto diritto, fuori dal diritto d'autore. La parte relativa, ad esempio, ai rendering, alle mappe, ai progetti, quella lì esce. Lo so che sembra un po' un'assurdità, io infatti avrei interpretato questa norma in un senso un po' più estensivo, però quello che ho letto in giro, nei commenti dei vari giuristi, hanno suggerito invece un approccio più prudente e più restrittivo, quindi solo i testi degli atti ufficiali. Quindi gli esempi che vi ho fatto prima sono quelli più classici e su cui siamo abbastanza tranquilli e diciamo non ci sono dubbi di interpretazione, le sentenze, le delibere, le leggi. Qualcuno prima aveva giustamente sollevato la questione delle norme tecniche, delle norme CEI, delle norme ISO. Quello è un bel capitolo che, oddio, forse in un corso come questo di oggi, dedicato ai servizi di formazione, è un po' fuori tema, però è interessante perché quelle sono norme che vengono adottate da organismi privati, che si fanno a volte pagare fior di soldi pur per poterle mettere a disposizione, quindi c'è un diritto anche non solo di copyright, ma proprio di accesso, una fee di accesso per avere il documento, e che giustamente qualcuno fa notare che poi vengono citate nelle leggi, e quindi tu hai la legge dello Stato, che quindi è sicuramente sotto l'articolo 5, che però fa riferimento ad una norma tecnica che invece viene emanata da un ente privato, e quindi tu ti trovi, funzionario pubblico, ad esempio, che devi trattare questa materia, ti trovi in questo impasse per cui hai la legge italiana, la legge dello Stato o la legge regionale magari o la delibera della singola amministrazione che mi fa riferimento a questa norma tecnica, ma la norma tecnica in realtà non è liberamente riproducibile e pubblicabile perché c'è un copyright dell'ente che ha emesso la norma. Questo effettivamente è un problema che non riusciamo a risolvere, anche perché non vi saprei dire tanto di più di questo, io mi sono occupato degli standard aperti.
in campo tecnologico e informatico, c'è uno dei miei libri, se volete andare a vedere, che si chiama Apriti Standard, però appunto parla più che altro dell'attività di normazione in ambito tecnologico, dove effettivamente si pone il problema secondo cui se lo standard non viene rilasciato con un approccio open, il titolare della tecnologia, cioè colui che ha creato la tecnologia dominante nello standard, ovviamente riesce anche a sfruttare questa sua posizione dominante per tagliare fuori altri concorrenti che potrebbero sviluppare quella stessa tecnologia basata su quello standard. Però essendo uno standard non open, non aperto, ovviamente colui che ha le redini dello standard riesce a condizionare tutto quel mercato. Però ripeto, qua il tema ad esempio dei formati di file, no? Il fatto che le informazioni vengano salvate all'interno anche della pubblica amministrazione quasi sempre in formati proprietari, ad esempio DOCX, grande classico, o XLSX, fa sì che poi tutti, anche gli utenti, quindi anche il cittadino che ha a che fare con quella pubblica amministrazione, sia indirettamente obbligato ad avere una licenza di Windows, una licenza di Word o di Excel, perché sennò non riesce a trattare correttamente quell'informazione. Quindi questo in ambito di pubblica amministrazione vi avverto vi invito a stare molto attenti, perché poi se andate a leggere l'articolo 68 del codice amministrazione digitale invita ad usare i formati aperti nella pubblica amministrazione, quindi occhio a diffondere e a salvare informazioni all'interno di un'istituzione pubblica come il CRO solo in formati proprietari, perché poi quando arriva il cittadino che invece vuole accedere a quell'informazione senza doversi per forza sorbire una licenza proprietaria, ha il diritto di farlo, e c'è un articolo del codice di amministrazione digitale che gli concede questo diritto. Comunque qua stiamo andando abbastanza fuori tema, il tema degli standard, ripeto, è interessante per l'esempio che vi ho fatto prima, però ahimè non lo risolviamo con questa diciamo in un corso come questo, che invece è legato strettamente al diritto d'autore e in questa parte, diciamo, diritto d'autore degli enti pubblici. Quindi da un lato ci dice l'articolo 5 che non c'è un diritto d'autore sui testi degli atti ufficiali. L'articolo 11 però parla invece di un diritto d'autore delle pubbliche amministrazioni. Dice che alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Quindi da un lato ci dice che i testi degli atti ufficiali sono fuori dal diritto d'autore, però dall'altro lato ci dice che in tutti gli altri casi c'è un diritto d'autore della pubblica amministrazione. Quindi la provincia autonoma di Trento che realizza un sito web per attirare maggiore turismo durante l'estate nella zona della Val Sugana è sì un'opera realizzata da un ente pubblico, finanziata tutta con soldi pubblici, ma non essendo un atto ufficiale, essendo semplicemente un'opera creata per attirare e per fare attività anche di diciamo promozione turistica, non rientra nell'articolo 5, quindi non può essere saccheggiata liberamente perché semplicemente è un sito di una pubblica, messo su da una pubblica amministrazione. Quindi occhio a non confondere i due piani. Ok, penso il secondo comma ve lo risparmio, perché in realtà non parla davvero del diritto d'autore degli enti pubblici, ma dice che lo stesso diritto spetta anche agli enti privati che non perseguono scopo di lucro e via dicendo. E poi dice nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Arrivo. Tenetevi un attimo le domande alla fine, perché così nella registrazione siamo un po' più lineari. E quindi qua ci state dentro anche voi, perché un ente come il CRO ha un'attività appunto di come ente accademico di ricerca e altri enti pubblici culturali, e quindi ci rientrate abbastanza. Però ecco, occhio a non confondere i due piani. Vedete, come ho scritto in questa slide, le due norme sono solo apparentemente in contraddizione tra di loro, ma perché parlano di due cose diverse. Cioè una parla dei testi degli atti ufficiali rigorosamente e in senso restrittivo, e atto ufficiale l'abbiamo già vagamente definito, poi se volete approfondire basta chiedere a un esperto di diritto amministrativo, ma in realtà voi che siete nella pubblica amministrazione probabilmente la sapete definire meglio di me. Comunque un atto ufficiale è tutto ciò che deve essere assunto da una pubblica amministrazione nell'esercizio della sua mission istituzionale. Tutto il resto invece, tutto ciò che è prodotto dalla pubblica amministrazione per una sua scelta strategica, non perché è obbligata a farlo, quindi il sito web della promozione turistica o il video promozionale fatto ad un convegno, ad un evento pubblico, quelli lì sono tutti contenuti di cui la pubblica amministrazione vanta un copyright a tutti gli effetti, come se fosse una casa di produzione, una casa editrice e via dicendo. E in più, come ho segnalato in questo secondo punto della slide,
La giurisprudenza e la dottrina giuridica mostrano una tendenza ad interpretare in senso restrittivo queste norme. Poi, solitamente in questa parte, e oggi l'ho tolto perché non è un corso questo sull'open data, ma più sui servizi di formazione, e in realtà si sono inventati una soluzione per ammorbidire un po' e ad ampliare leggermente la portata dell'articolo 5, che si chiama open by default, cioè il principio secondo cui i dati e i documenti che vengono pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, se non sono rilasciati con una licenza open, possono essere comunque utilizzati liberamente, scusate, se non sono rilasciati con una licenza specifica, possono essere comunque utilizzati liberamente dai cittadini come se fossero rilasciati sotto una licenza open. Questo si chiama open by default, però non lo trovate nella legge sul diritto d'autore, è un principio che troviamo anche lì nel codice dell'amministrazione digitale, cosiddetto CAD, all'articolo 52, però ripeto, ve l'ho citato perché può essere utile avere riferimento, ma non è argomento di oggi, perché quello agisce solamente su dati e documenti, quindi soprattutto le banche dati, dataset, tutto il dibattito sull'open data che si è un po' sentito in questi anni è andato, ha spinto affinché il legislatore adottasse questa nuova norma, solo che ahimè non l'hanno messa nella legge sul diritto d'autore, dove era probabilmente il suo posto e il suo luogo più sensato, ma l'hanno messa in un altro testo di legge che si occupa di pubblica amministrazione, che è il codice dell'amministrazione digitale.